che spadroneggia livida su tutte le cose e occulta e scaggia i raggi del sole invitanti. Un'inerte desolazione investe questa selva oscura e la luce non trova spazio e consistenza. È questo il regno delle ombre. Qui la vita terrena trova una sua pallida e smorta continuazione nel segno della perdita della fragranza e del calore umano, nel rimpianto della luminosa scena del mondo. Ingrato è il destino delle anime qui assegnate, incassate in questa prigione nelle profondità della terra, dove si può solo agoniare ad un impossibile ritorno alla vita vera, alla vita con il corpo ormai perduto e introvabile. Se almeno la geografia di questo luogo fosse stata più felice per queste ombre senza corpo e senza sorriso, come aveva prefigurato Cicerone nel suo Sogno di Scipione, quando una visione onirica aveva indicato nella Via Lattea la sede della vita dell'anima oltre la morte. Da quel cerchio luminoso di uno splendore abbagliante in mezzo ai fuochi astrali, le anime di coloro che hanno praticato la virtù, sia pure orfani di corpo, possono osservare tutti gli astri celesti, a partire dalle grandi stelle lucenti. E anche le anime di coloro che si sono abbandonati ai godimenti corporei, obbedendo alle pulsioni del piacere, si aggireranno comunque intorno alla terra, dall'alto, pur non potendo fare ritorno alla Via Lattea prima di molte generazioni. Qui invece chi è stato irretito dalla passione e l'ha vissuta con l'intensità, con l'ardore incandescente del desiderio, si aggira senza meta, avendo come unica consolazione la rimembranza, il ricordo del passato, quando la voluttà accendeva il cuore e lo faceva trasalire, incantato, incantato, ad ogni sguardo o sorriso o carezza della persona amata. E tu, Didone, hai incarnato con la sincerità il coraggio di una passione senza confini, la forza prorompente di Eros, che muove il mondo e lo riempie di nettare dolcissimo, di profumi inebrianti, di armonie melodiose. Ma l'amore è anche sofferenza e battaglia, incertezza e ferita, struggimento e stordimento. E tu sai bene edotta di tali complicazioni. Eppure io credo che la potenza di Eros travalichi il dolore e la follia, lo sconforto e la disillusione, perché ci consegna un dono tale da avvamparci e redimerci, trasfigurarci, quasi divinizzarci. Sono stato prolisso in questo encomio dell'amore. Sono ansioso di ascoltare la tua voce e apprendere dalle tue parole il senso della vicenda che ha segnato la tua vita e ti ha condotto in questo luogo che non meriti, perché mi riempie di angoscia e commozione. Tu sei davvero un visitatore grazioso e benigno. Aggirandoti pietoso e partecipe in questo fosco ricettacolo di noi povere ombre private della pienezza lucente dell'essere. Chi sono io ormai? Io, Didone, la regina di Cartagine. Non sono altro che pulvis et umbra, polvere e ombra. Io sono nell'Ade un punto del paesaggio, una smembrata e inconsistente effigie della mia persona un tempo radiosa, costretta ad errare nel buio e nel gelo, senza meta, in un atroce isolamento. Glaciale la sofferenza che mi attanaglia e mi sconvolge tutta. E qui, in questa mesta parvenza di vita, sono sola, disperatamente sola. Se almeno potessi intrecciare il mio cammino accorato con l'uomo che ho amato, infiammato da passione smisurata, con Enea, padre della fondazione di Roma,
questo sognante sollievo non mi è stato concesso. E così mi trovo ad invidiare quegli amanti che condividono insieme il triste destino ultraterreno. Non mi resta che l'arte del ricordo, dell'amore per cui ho vissuto e per cui ho perduto me stessa. Sì, a noi ombre vaganti non è stata sottratta quella che tu chiami rimembranza. E se ci è impedito di vivere per il futuro, almeno ci è concesso di ripensare alla nostra vicenda, riandando alle origini del nostro essere, al suo sviluppo, alla sua fine. La mia storia, il mio vissuto di donne in fiamme, si svolge solo all'indietro e restituisce unico precario conforto dei barlumi, con l'acerti di una passione che resiste all'oltraggio spregevoli del tempo e della morte. Il nastro della mia vita, in questo tempo fermo, può solo essere riavvolto. Non può più spandersi frusciando lieve sulla terra accogliente. Quante emozioni mi procurano le tue parole, Didone. La tua condizione di ombra senza corpo mi turba e mi addolora. Qui tutto è ombra, qui il colore e la consistenza delle cose dei trapassati sono risucchiati in un'atmosfera ombratile che l'incerto rumore della luna rende ancora più inquietante e la notte incombente prova malignamente a derubare le anime della loro identità e consapevolezza. Ma tu resisti impavida, impavida alle insidie malevole della notte. Tu mostri ancora la forza imperiosa dell'amore e ne riveli l'intangibile fiamma che sempre arderà nel cuore di chi ne venga trafitto. L'amore è stato per te la nuova legge che ti si è imposta sostituendosi alla legge del governo di un regno. E così, nell'assolutezza del tuo sentimento, hai messo da parte la fama e la gloria perché un più alto e pervasivo comando si è impossessato di te e ti ha reso fedele ai suoi dettami. Tu, a stretto vincolo, hai bruciato per amore come le fiaccole di cera impregnate di zolfo, come l'incenso delle devozioni versato sui roghi fumanti. E il tuo Enea è sempre rimasto impresso nei tuoi occhi insonni e occupa la tua mente in ogni istante. Ma di quali colori è ora vestito il tuo amore per Enea in questa landa che ti ha privato del tuo corpo traboccato di desiderio? È proprio come tu dici. La privazione del mio corpo raggela l'anima e sbiadisce l'impeto vivido dei colori dell'amore che è pur vivo e presente in me. I filosofi platonici affermano con magniloquente sicumera che il corpo è la prigione dell'anima e che essa sarà davvero libera solo quando se ne distaccherà e lo ripudierà. Ebbene, io non posso che smentirli e contraddirli. La vera prigione dell'anima è il suo allontanamento dal corpo, dal nostro autentico centro vitale che ci invaghisce con i suoi moti e i suoi impulsi innocenti. Io vivo nel rimpianto straziato del corpo che mi è stato sottratto, che mi è stato ridotto in polvere. E allora, come si può amare dopo la morte, dopo il furto del corpo, nel ricordo che strugge di ansimante nostalgia? Non si può, dopo la morte, amare, ma solo vedere, come un sasso che se c'è lo vedi, il proprio aver amato. Ma questa visione senza corpo ancora mi consola, riempiendo con il balsamo del ricordo, sia pur scolorito, la mia vita di ombra desolata che anela alla sua patria perduta, la terra fiorita, la terra gravida di amore e di passione. La patria alla quale aspiri con il tuo impossibile sogno è puramente terrena, puramente umana, troppo umana, non è iscritta in un incorporeo iperuraneo dove il corpo e i suoi desideri sono banditi, impuri e volgari. La tua emozionante nostalgia dell'essere perduto mi ricorda il colloquio tra Odissea e Achille nell'undicesimo libro dell'Odissea, nell'Ade popolato da larve di eroi, quando l'eroe greco, il più glorioso dei defunti, colui che ad una lunga ma oscura vita ha preferito una morte precoce,
rinnega i suoi ideali eroici, rimpiangendo l'esistenza terrena, sia pure priva di gloria. Non cercare, nobile Odisseo, di addolcirmi la morte. Vorrei essere un bracciante che sulla terra presta servizio presso un padrone, senza proprietà e senza copia di mezzi, che dominare su tutti i defunti. Anche tu, dunque, rimpiangi il cielo terso della terra, solcato dalla sfera ribollente del sole. Rimpiangi le distese desertiche, dove la vista si sperdeva all'infinito, che circondavano le mura turrite della tua splendida Cartagine. E rimpiangi il colore del mare in cui si specchiavano, ardenti di fiera bellezza, i tuoi occhi cerulei. Sì, rimpiango appassionatamente la vita che ho lasciato per questo suo prolungamento, che ne rappresenta solo un infedele simulacro. E io, che ho negato la vita, mi canto il ricordo infiammato di amore e di baci. La protraggo incessante sotto le tenebre. La vita, o quel filo sottile di racconto che me la rese sacra e fiabesca, mutandola di sogno, modulandola su quella voce che sillabava davanti ai fuochi della notte e scivolava oltre le tende, le terrazze, perdendosi tra le dune del deserto. Il rimpianto mi proietta dolente al passato che non tornerà e all'amore che mi ha conquistato sin nelle fibre più intime dell'anima. Un amore impossibile, mi dirai. Un amore per cui ho provato l'onta dell'abbandono del mio amato, fuggito goffamente verso le navi troiane. Un amore che ha scatenato in me il furor della donna illusa e tradita. Sì, questi sono gli eventi che mi hanno condotto al rifiuto della vita. Ma il mio sentimento è uscito indenne da queste prove tormentose e ancora perdura, oltre la nera notte, la morte, seppur privato per sempre del sapido sapore della carne, della pelle, del respiro. Al furore è subentrato un affranto lamento che suscita la mia pietas e la mia vicinanza a te, regina infelice. Quindi tu non riesci a odiare Enea, che obbedendo ai voleri del fato ha infranto il tuo sogno d'amore. Lo straniero che ti ha ammaliato ritorna ancora nei tuoi pensieri e non ti abbandona, nonostante la sua crudele fuga. La potenza dell'amore alla fine ha prevalso nel tuo cuore in tumulto, perché, scrive Virgilio, tuo grande cantore, omnia vincit amor. Amore vince ogni cosa. Eppure l'abbandono di Enea, con una furtiva partenza verso i lidi italici, ha mostrato quanto possa essere precario il miracoloso equilibrio che sorregge gli amanti, i quali convogliano nell'incontro amoroso i loro vissuti e desideri, cercando una fusione che può rivelarsi ondeggiante e incompleta con la persona amata. Didone, la tua storia, tragica e sfortunata, mi ha sempre attratto, sin da quando mi sono avvicinato all'Eneide. Riflettendo sulla rilevante questione dell'incontro o scontro tra i sessi, in cui il mondo maschile e quello femminile possono collidere piuttosto che unirsi e ritrovarsi, con conseguenze devastanti, ammantate di tragedia. Questa riflessione mi ha condotto a paragonarti ad altre eroine che hanno vissuto questa esperienza lancinante, in cui l'amore di donna, nella sua pura assolutezza e nella sua abbagliante libertà, si scontra con le circostanze del mondo e della storia, e talvolta con le remore o la pavidità dell'amato. Il femminino dunque espone in queste figure esemplari la sua natura scandalosamente profonda, rabdomantica e statica, in cui vibra una sensibilità dalle multiforme risonanze. E allora il tema dell'abbandono e del tradimento, delle attese spezzate e dei giuramenti infranti, rappresenta per me un topos illuminante circa l'instabilità costitutiva del nostro essere e la difficoltà del vivere e il desiderio di vivere con l'altro.
Quando lessi, rapito, il Carme di Catullo, rimasi sconvolto dalla vicenda di Arianna, che tanto assomiglia alla tua, Dione. Anche la giovane figlia di Minosse, re di Creta, si era innamorata di uno straniero, l'Atenese Teseo, e lo aveva in capo ad uccidere il proprio fratellastro, il mostruoso Minotauro, per poi fuggire insieme da Creta ed essere abbandonata dall'amante mentre dormiva, ignara, sull'isola di Lasso. Il risveglio nell'isola deserta la pone di fronte ad un vile e perfido tradimento, come nel caso di Enea. Alzate le vele dalle navi in rada, scorge Teseo che ormai si allontana con la flotta veloce e ancora non può credere di scorgere quello che scorge, perché, destata appena allora dal sonno che inganna, si trova infelice abbandonata su un lido deserto. Narra la leggenda che ella smaniò col cuore infame. Quale triste destino accomuna a te e Arianna? Quale angoscia indicibile pervade la giovane cretese nell'estremo abbandono, nella totale solitudine di un'isola abitata solo dal silenzio e dal vento, nella prospettiva di morire preda di uccelli e fiere, senza vedere le lacrime della madre e senza che nessuno le possa dare sepoltura. Eppure, nei versi di Ovidio, nel suo lamento straziante, Arianna non rinuncia ad un'ultima disperata invocazione, in cui si condensa la sua fedeltà all'amore incondizionato che tutto accoglie nel suo ampio grembo. Queste mani stanche di percuotere il mio petto, colmo di mestizia, io infelice, protendo verso di te al di là del vasto mare, ti mostro affranta questi capelli che mi sono rimasti, ti prego per queste mie lacrime dovute alle tue azioni, volgi la tua nave, Teseo, e torna indietro al mutare del vento. Se io sarò morta prima, tu almeno raccoglierai le mie ossa. La fedeltà all'amore che si nutre di sfida alle convenzioni, che non richiede ricompensa e si nutre di odio e di slancio fino al sacrificio di sé. È questa la grandezza dell'eterno femminino di Arianna. Ma è questa la tua grandezza, Didone, tu. La tua vicenda mi scuote nel profondo, perché in essa vedo racchiusa un'abnegazione sbagliante delle possibilità dell'umano, del complesso sentimentale e pulsionale che ci contraddistingue e ci rende vivi, ci fa sentire vivi. La tua devozione all'amore comunica i fondamenti della vita pulsante, palpitante, ebbra di calore. Riconosco con te che l'amore è un'energia, un'energia che non conosce remore o limiti e ci dona una fluente linfa vitale, ci congiunge al movimento del mondo, ci trasmette il rigoglio della bellezza che ci avvince e ci circonfonde di luce. L'amore è come una scintilla che mette in moto delle reazioni a catena nel corpo e nell'anima e pervade ogni attimo, ogni gesto, ogni sensazione. Così è nato in me l'amore per Enea, scoccato indelebile nell'ascolto incantato delle sue parole che rievocavano indicibile il dolore della caduta e della distruzione di Troia. Dal dolore e dal caos del racconto, dalla rievocazione della morte e della distruzione, dall'esilio e dal naufragio, il filo delle parole di Enea mi aveva avvolto tutta, seducente e rapinoso. Ero stregata e avvinta come non mai da quel filo che ormai mi si era impigliato addosso e dal quale, lo sentivo, non mi sarei più liberata. La sua storia straziata si rifletteva come in uno specchio nella mia, perché anch'io ero stata costretta all'esilio, ad allontanarmi dalle radici che mi avevano nutrito e a fuggire lontano dalla mia terra, dopo l'assassinio brutale del mio sposo Sicheo ad opera del mio efferato fratello,
per fondare una nuova capitale così splendente da poter sfidare la maestosità del cielo con i suoi alti palazzi e i suoi templi dorati. Il suo dolore si specchiava nel mio, la sua narrazione si confondeva con la mia e il suo cuore sembrava pulsare nel mio. Io, regina di Tiro e della nuova Cartagine, la bionda di Dione, la più bella di Libia, io solo nella sua voce mi sentii regina, quasi che il suo racconto rivelasse nel buio qualcosa di doloroso, ma immortale. Il potere della parola e dello sguardo, del volto e del sentimento di Enea ti aveva vinto per sempre nelle spire dell'amore. Il dardo rovente era penetrato nel tuo cuore e la ferita non era più immaginabile. Ma l'amore, se anche piaga e bruciore, dispensa vita e desiderio, quel desiderio che aveva ormai preso il sopravvento sul tuo compito di guida di un popolo, di una comunità che ti apparteneva. Così hai mostrato, con l'intensità del tuo sentimento, la grandezza libera e appassionata nei confronti dei condizionamenti sociali e del destino. Hai lottato con te stessa contro un destino che era stato già scritto e ti separava senza scopo dal tuo amato. Ma forse uno dei tratti di fondo della condizione umana, il contrasto fra le nostre aspirazioni che sognano di poter solcare liberamente il nostro breve passaggio nel mondo e i sentieri già tracciati in cui rimaniamo costretti fino a consumarci e patire per la nostra libertà ingabbiata. Libertà e destino tu hai cercato fino all'ultimo di battere sentieri non segnati, tu, cerva mai doma, iniettata di vita libera e assoluta. Ho combattuto questa battaglia impari, come tu dici, con tutto il mio impeto femminile, assaporando la fragranza dell'amore nascente, accantonando il pudore e affrontando lo scandalo del mondo, perché amare è una divina mania, una follia infusa agli esseri umani dagli dèi, che ci trasporta oltre noi stessi e ci introduce ai riposti più segreti dell'umano, facendoci vibrare di piacere e di stupore. Nel mio ricordo sono ancora vivi e presenti, come se il tempo non fosse mai scorso, i dolci pensieri d'amore, i propositi per il futuro che formulavo invaghita per me e per il mio Enea. Ma il futuro, come ben sai, non fu benigno con me e con la mia passione. Dopo il breve, troppo breve idillio amoroso, dopo la congiunzione dei nostri corpi frementi, tutto precipitò nel segno di un destino ingrato e incalzante. La scoperta della fuga, del tradimento di Enea, dei suoi balbettanti tentativi di giustificare l'abbandono, i miei disperati e inutili tentativi di trattenerlo, il mio senso di colpa, il mio furore, la decisione di troncare con la spada il ramo della mia vita. Tutto precipitò, tutto. Tu implorasti la morte, assalita dal tedio alla vista della volta del cielo. Quella fu la tua ultima notte prima del gesto fatale che disperse la tua vita come in un soffio, consegnandoti a questa notte senza tempo, divisa per sempre dall'alba del giorno. Tutto in un attimo si dissipò il calore, ma nei venti la vita si ritrasse. Scegliesti dunque di recidere la vita sciogliendola nei venti, gravata da un senso di colpa. Ma l'amore non può mai essere una colpa, non può mai essere una colpa. Il senso di colpa nasceva dal conflitto drammatico tra il trasporto del mio cuore e i miei doveri di reggitrice di un popolo. Avevo scelto le ragioni del cuore, avevo seguito le sirene della passione e non me ne pento, come ormai ti è chiaro. Ma il crollo del mio sogno impossibile mi aveva trovato esposta e fragile rispetto alla mia comunità, al regno possente che avevo edificato perché si perpetuasse nei secoli. E allora
Togliermi la vita significava risolvere il contrasto tra il cammino individuale e il corso del mondo. Significava prendere atto del destino e contestualmente oppormi ad esso per l'ultima volta, preservando la mia scelta di seguire il richiamo irresistibile dell'amore con un gesto che l'avrebbe incastonato nell'eterno. Se il mio sentimento d'amore era destinato inesorabilmente alla fine, con il sacrificio di me stessa l'avrei sottratto al tempo e alla consunzione, al rimpianto e alla devastazione. Lo avrei fissato nell'istante del suo massimo fulgore, il cui riverbero avrebbe sfidato l'oblio e l'indifferenza degli esseri umani. Viene dal mio al tuo viso il tuo segreto, replica il mio le care tue fattezze. Nulla contengono di più i nostri occhi e, disperato, il nostro amore effimero, eterno, freme in vene di un indugio. Didone, mia Didone, il tuo amore ha ricevuto il sigillo dell'eterno, vincendo il risucchio dell'oblio e giungendo alla maestosa grandezza del mito. Hai sacrificato a favore del buio funereo della notte la vita e la sua luce. Quella vita e quella luce che rimpiangi con amarezza e nostalgia. Ha un senso la vita oltre la morte? Se questo deve essere l'esito del nostro agire sulla terra, della nostra fragile traccia lasciata sul suolo dell'essere, può un'esistenza ultraterrena ricucire la tela strappata che separa i vivi dai morti? Sarà mai possibile incontrare di nuovo coloro che abbiamo amato e perduto affinché si realizzi una comunione fra la vita e un destino che la prolunghi nel segno del ritrovamento di quegli affetti per i quali abbiamo vissuto? Spesso penso ai miei cari che hanno lasciato i profumi della terra e mi chiedo se sarà mai possibile rivederli in qualsiasi forma e modo e riascoltare la loro voce, esprimere tutto il non detto maldestramente taciuto, spandere l'effluvio di amore che ho trattenuto quando erano in vita e che non ho lasciato scorrere. Temo che questo desiderio non potrà mai realizzarsi. Mi ritorna alla mente l'episodio dell'Odissea quando Odisseo nell'Ade tenta di stringere a sé per tre volte l'anima della madre defunta che per altrettante volte vola via nella sua incorporea essenza. Analoga sorte tocca ad Enea, discendendo nell'Ade. Cerca invano di cingere con le braccia il collo del padre Anchise e l'ombra paterna sfugge, pari a venti leggeri al volteggiare similissima di un sogno. Ma Enea, in quel viaggio nell'oltretomba venuto dopo la fine del vostro amore, cercò anche la tua ombra e versò calde lacrime rivolgendosi a te con dolcezza amorosa. Eppure tu rifiutasti di proferire parola e gli negasti persino lo sguardo, impietrita nel tuo dolore. Hai ben detto, eri impietrita nel mio dolore, perché il dolore, e cos'altra cosa sono più che dolore, mi ha fatto eterna. Fu il dolore, congiunto alla vergogna, a impedirmi di sostenere il suo sguardo pietoso. Lui era lì, venendomi incontro, vivo e respirante come te, con la sua voce avvincente. E io ancora sentivo dentro di me il ghiaccio del ferro che avevo infisso nel mio ventre. Ma non era più corpo, non era più carne. Ero attanagliata dalla mia condizione di ombra evanescente nel gelo di questa landa oscura. La mia bocca non avrebbe potuto riempirlo di baci sensuali che aveva in vita voluttuosamente dispensato, perché sarebbe svanita all'istante. Le mie mani non avrebbero potuto toccare e sentire il suo petto bello e fiero come quello di una statua, perché incapace di stringere qualsiasi cosa. Provai allora commiserazione di me stessa, del mio miserevole stato, e una lancinante sofferenza per la mia vita perduta, per il mio corpo evaporato, e mi ritrassi piena di vergogna, fissando gli occhi al suolo, scivolando via,
voltando le spalle al mio amato, che perdevo per sempre. Non ha alcun senso continuare un simulacro di vita dopo la morte del corpo, né sperare di incontrare ancora chi ci ha amato. Vivere oltre la morte è una condanna, una prigionia eterna, senza scopo, bagnata dal pianto e dai sospiri per la vita abbandonata. Ai dispregiatori del corpo dico che un altro mondo, oltre il mondo terreno, è solo un celeste nulla. Occorre deporre ultraterrene speranze perché c'è solo una vita degna di essere vissuta. Ed è l'esistenza terrena, in cui il nostro corpo, la nostra carne, la nostra pelle ci consentono di entrare in rapporto con il mondo e con gli altri attraverso il contatto carnale, il sentire l'altro, toccarlo, vederlo, amarlo. E l'anima non sarà un'entità fumosa costretta a convivere forzatamente con il corpo, ma un'abitatrice benevole e compenetrata della corporeità, che interiorizza e canalizza i segnali e i moti della carne sino a farne alato pensiero e lucente memoria. La vera vita è solo quella di chi freme e gioisce, teme, soffre, scambia carezze e baci, prova e offre, genera amore, condivide emozioni e desideri, pensieri e ricordi, danza, gioca, entra in stato di grazia e di rapimento estatico. Tutto questo in primo luogo grazie al nostro corpo limitato e finito, su cui si staglia implacabile l'ombra della morte. Ma il nostro limite è la nostra forza. Viviamolo fino in fondo e poi ritorneremo riconciliati alla terra, alla madre divina che ci ha generati. E la comunione con i morti può realizzarsi solo sulla terra e non tra anime svaporate e inconsistenti. I morti possono sopravvivere soltanto nell'anima dei vivi, come emozione e memoria, come deposito inviolabile che la morte non riuscirà a profanare. Le tue parole, Didone, lasciano un profondo segno nel mio cuore, ma ora il mio viaggio metafisico volge al termine. Dal regno dei morti devo tornare al regno dei vivi al quale ancora appartengo. Sono costretto a lasciarti, ma le emozioni che il nostro incontro mi ha dato non saranno scalfite dal tempo. E tu? Che ne sarà di te? Io resterò qui, nella notte e nel gelo, mossa dall'aria ghiacciata, densa e opaca, ma ferma nel ricordo di Enea, del suo passato narrato nelle sere, guardando le palme, distesi sui tappeti, mentre il vino rosso scivolava dai vasi, e dall'amore che nacque da quel passato, la breve storia della nostra unione, il seme dell'esilio che germina amore. Vai pure, Francesco, e serba nel cuore la mia storia. La tua storia è tutta ormai racchiusa nel mio cuore. Fa parte di me. E tu sei la mia regina.